non sono in grado di dire con esattezza quando ha avuto inizio l'interesse di mio padre per l'astronomia, se sia nato prima o dopo la sua scoperta, ma so che è continuato dopo di essa lungo tutta la mia infanzia. Aveva alcune referenze basilari sull'astronomia, tra cui un atlante delle stelle che amava leggere, e a detta di mia madre possedeva tutti i libri di testo che allora venivano usati nei corsi a Princeton e li leggeva con avidità. Un probabile effetto dei suoi studi informali di astronomia era l'abitudine di tirarci tutti giù dal letto nel mezzo della notte per osservare qualche fenomeno celeste. Quelle notti mi svegliavo a poco, fino a realizzare che papà stava passeggiando avanti e indietro per la mia stanza, sporgendosi dalle finestre, che erano le uniche al piano superiore, con una visuale sgombra del cielo. Poi, quando arrivava il momento giusto per osservare l'evento, mi faceva alzare e io correvo fuori con lui, mentre mia madre tentava di tirare mio fratello giù dal letto. Tutto questo era sempre molto traumatico per David, che sempre opponeva resistenza a qualunque cosa interferisse con il suo sonno e si dimenava nel letto, obiettando a voce alta alle suppliche di mia madre. Lei allora chiamava: «Carl, David non vuole svegliarsi!» E mio padre le rispondeva dal prato davanti a casa: «Devi farlo alzare per forza! In tutta la sua vita non avrà mai più occasione di vedere una cosa simile!» Alla fine stavamo tutti fuori, con o senza David a seconda di chi aveva vinto la battaglia. Tremanti, nei nostri pigiami, guardavamo un'eclissi di luna o i colori dell'aurora boreale. Un altro segno del suo interesse era una scatola nera che aveva costruito e montato sulla veranda, con la quale potevamo vedere le macchie solari. Mio padre aveva una curiosità naturale che era evidente nella nostra vita quotidiana.
Per realizzare Planck ci sono voluti 17 anni. Il progetto chiave in mano al lancio è costato 780 milioni di euro. Per portare il satellite in orbita, facendogli vincere una trazione gravitazionale del nostro pianeta, è stato necessario sollevare 700 tonnellate. In questa impresa, in questa avventura, sono stati coinvolti 12 paesi, sparsi un po' su tutto il pianeta. E qui potete vedere, diciamo, un po' la distribuzione, ad esempio per quanto riguarda l'Italia, degli istituti, anch'essi, diciamo, qui in Italia un po' sparsi dappertutto. Il gruppo di Planck, gli scienziati che lavorano in Planck, sono circa 400. Qui vedete un piccolo gruppo che sono coloro che giornalmente lavorano sui dati di Planck. Allora, io vorrei iniziare un po' così domandandomi qual è il senso. Allora, abbiamo visto delle cifre che sono, insomma, non grandi, non piccole, ma comunque significative, di risorse, di soldi, di vita umana impiegata per lunghi anni per arrivare a un obiettivo, quello di lanciare un satellite che vada in orbita e che possa fare delle osservazioni, di cui vedremo stasera un po' qual è lo scopo e quali sono i primi risultati. Però qui la domanda, diciamo, una domanda che va un po' al di là dello scopo scientifico della missione, ma mi piacerebbe affrontare la domanda del perché, ad esempio, delle persone decidono di impegnare la propria vita professionale, ma che va anche al di là della vita professionale, per lunghi anni, diciamo, dietro a un'impresa come questa e come tante altre. Allora, per affrontare questa domanda, però, vorrei partire da una domanda che sta un po' a monte di questa. Una domanda che sembra apparentemente ovvia, cioè cos'è la ricerca scientifica? Cosa vuol dire fare ricerca scientifica? Perché, diciamo, potendo rispondere a questa domanda, cos'è la ricerca scientifica, possiamo anche magari cercare di capire quali sono le motivazioni che spingono delle persone a fare ricerca scientifica. Allora, questa domanda vi propongo tre possibili risposte, che sono, diciamo, un po' così nell'immaginario comune. Ad esempio, ricerca scientifica possiamo definirla come il voler controllare i processi naturali per migliorare, ad esempio, la qualità della vita dell'uomo. Oppure ricerca scientifica possiamo identificarla come, diciamo, tutto ciò che facciamo per sviluppare nuovi prodotti, processi, ad esempio per averne un vantaggio economico o politico. Pensando, diciamo, invece un po' più romanticamente, potremmo definire la ricerca scientifica come tutte le attività che facciamo, che mettiamo in opera per studiare la natura in modo da giungere a tutte le risposte. Io vorrei proporvi un altro punto di vista, proporvi un'altra definizione che non nega, diciamo, queste tre possibili definizioni, ma in qualche modo le vede un pochino più al di sopra. Cioè, vorrei proporvi l'idea della ricerca scientifica, del lavoro che fanno gli scienziati, come l'instaurarsi di un dialogo tra l'uomo e la natura. Ora, questo può sembrare, diciamo, un concetto astratto. Noi possiamo immaginarci cos'è un dialogo fra due persone. Ma cosa vuol dire l'uomo che dialoga con la natura? Allora, proviamo a immaginare innanzitutto quali sono gli elementi costitutivi di un dialogo e vediamo se questi elementi costitutivi del dialogo li ritroviamo nel lavoro dello scienziato. Ad esempio, innanzitutto, per poter dialogare abbiamo bisogno di un linguaggio. Qual è il linguaggio di cui ci serviamo quando facciamo ricerca? La cosa incredibile è che l'uomo ha saputo inventarsi, oppure ha scoperto, perché magari esiste già nell'ordine delle cose, un linguaggio che consente, nell'apparente complessità, nell'apparente caos con cui si manifestano così tanti fenomeni naturali, saperli esprimere in modo sintetico e in modo veramente asciutto,
un linguaggio sintetico ed estetico che ci consente di descrivere, di prevedere i fenomeni della natura. Questo linguaggio è la matematica. La natura incredibilmente si comporta in un modo che è descrivibile mediante un linguaggio semplice, molto più semplice di quello del modo con cui la natura stessa si manifesta. Vi faccio degli esempi. Per esempio, qua vedete un mare in tempesta e vedete un'equazione. Qual è la relazione tra queste due cose? L'equazione che vedete qua sopra è l'equazione che regola la fluidodinamica, il moto dei fluidi. E questo è un modo estremamente sintetico e anche estremamente estetico nel momento in cui uno riesce ad apprezzare il contenuto di questa forma così sintetica. Queste equazioni ci consentono di descrivere, di capire, di interpretare e di prevedere una grande classe di fenomeni, apparentemente molto diversi l'uno dall'altro, un mare in tempesta, un ruscello che scorre, l'acqua che scende da un rubinetto. Ad esempio, vediamo in questo caso un altro fenomeno naturale, diciamo di quelli veramente potenti, i fulmini durante un temporale. I fulmini durante un temporale possono essere descritti da questa classe di equazioni, da queste quattro equazioni che sono le equazioni di Maxwell, dell'elettromagnetismo, e queste quattro equazioni consentono di descrivere un grandissimo numero di fenomeni, molto diversi tra loro. Descrivono i fulmini, descrivono l'elettricità che scorre nei fili di casa, descrivono una luce di una lampadina che viene accesa. Se allarghiamo ancora lo sguardo e guardiamo ancora il mondo da una scala ancora molto più grande, possiamo addirittura pensare di descrivere l'intero universo, l'evoluzione dell'intero universo in forma matematica. Qui vediamo le equazioni della relatività generale di Einstein, che le vedete in una forma estremamente compatta, estremamente sintetica, eppure da queste equazioni è possibile descrivere una struttura così grande, così immensa come l'universo che tutto contiene. Ora, questo è molto bello e oltretutto non è neanche scontato. Diciamo, il fatto che all'uomo, a noi, sia dato di poter interpretare la moltitudine dei fenomeni naturali secondo un linguaggio matematico assolutamente non è una cosa scontata. Però avere un linguaggio non è sufficiente. Avere un linguaggio non basta ad instaurare un dialogo. Per instaurare un dialogo è necessario anche poter, diciamo, parlare, ma innanzitutto ascoltare. Quindi la fase dell'ascolto è un'altra fase importante nel lavoro di un ricercatore. E qual è questa? In che modo il ricercatore ascolta la natura? L'ascolta osservando. La prima cosa che fa un ricercatore di fronte a un fenomeno naturale, prima di cercare una spiegazione, lo osserva nei suoi dettagli, in modo il più aperto possibile. Osservare tutto ciò che fanno, ad esempio, gli astronomi, astrofisici, cosmologi, non hanno altro modo di sondare il cielo se non di osservarlo, non possono fare esperimenti, non possono decidere di far nascere una stella o di far ruotare una galassia. Quindi l'ascolto della natura è l'osservazione dei fenomeni naturali per come essi si presentano. Qui vediamo in questa immagine, questa mappa, questo planisfero che ci rappresenta l'intero universo osservabile alle microonde. Poi Marco vi dirà molto più in dettaglio qual è il contenuto di questa immagine, ma qui vediamo brillare in primo piano la nostra galassia, la Via Lattea, e vediamo questa struttura granulare alle alte latitudini, che è il fondo cosmico di microonde, ovvero la prima luce dell'universo rilasciata quando l'universo aveva appena 380.000 anni. Ma osservare ancora non ci basta. Per poter dialogare a un certo punto vogliamo poter dire la nostra, vogliamo poter interloquire con la natura. E in che modo un ricercatore interloquisce con la natura? Pone delle domande.
il porre le domande alla natura dal punto di vista di uno scienziato, di un ricercatore, è il fare un esperimento. Quando un ricercatore va in un laboratorio e fa un esperimento, sta ricostruendo un pezzo di realtà e sta facendo, in qualche modo, sta chiedendo alla natura come si comporta. E la natura in quel caso risponde. Qui vi faccio un altro esempio, sempre preso, diciamo, dai grandi esperimenti di questi giorni: LHC, il più grande acceleratore di particelle mai costruito, a Ginevra. E qui vedete l'immagine delle particelle emesse durante uno scontro di particelle all'interno dell'acceleratore. Ecco, LHC è un grande esperimento, cioè è un modo per poter fare delle domande alla natura, delle domande molto esigenti. E quando un esperimento è ben fatto e quando le domande sono domande ben poste, la natura risponde. E tipicamente accadono due cose molto belle. La prima è che la natura dà le risposte alle domande che stiamo cercando. Ad esempio, LHC è stato costruito con uno degli scopi principali di sapere se esiste questo bosone di Higgs, questa particella che è prevista dalla teoria standard delle particelle e che è la particella che dà le proprietà della massa a tutto ciò che conosciamo. Una particella ancora mai rilevata e che si spera di rilevare con LHC. E quindi, se la domanda è ben posta e se l'esperimento è ben fatto, questa risposta arriverà, potrà essere sì o potrà essere no, ma la risposta sarà chiara. Ma accade anche un'altra cosa in un buon esperimento e con domande ben poste, che si aprono moltissime nuove domande, e che è la cosa più bella che un fisico può aspettarsi, perché la natura, per ogni risposta che dà, 10 nuove domande apre, perché la natura intimamente è una natura inconoscibile. E qui sembra quasi contraddire il mio stesso mestiere. Cosa vuol dire che la natura è inconoscibile? La natura è inconoscibile nel senso che nel suo nocciolo vero è infinita, sono infinite le possibilità e le nuove possibilità che la natura apre agli occhi dell'uomo. E questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che il mestiere della ricerca è un mestiere fecondo, sempre di nuove ricchezze, sempre di nuovo coinvolgimento. Allora, diciamo, se sta in piedi in qualche modo questa lettura della ricerca scientifica come un dialogo che l'uomo instaura con la natura, forse la prossima domanda che mi piacerebbe affrontare è: come mai l'uomo ama, come mai dei ricercatori trovano gusto nell'instaurare questo dialogo? Dove sta il fascino di questo dialogo al punto da spingere delle persone a investire così tanto della propria vita in un'impresa anche rischiosa? Perché, diciamo, non sempre, diciamo, un'impresa come quella di Planck, durata 17 anni, ha la garanzia di successo. E io qui voglio proporre tre possibili chiavi di lettura per poter rispondere a questa domanda. La prima è in qualche modo esemplificata da questa immagine, che è un'immagine che io amo e che mi piace far vedere spesso. È un'immagine che trovate sull'Astronomy Picture of the Day, che è un sito molto bello che ogni giorno propone un'immagine diversa dal nostro universo. E in questa immagine vedete un po' il concetto che sto per dirvi, cioè l'uomo e la natura, che sono apparentemente sono sempre descritti, nominati in dicotomia, cioè l'uomo che protegge la natura, oppure l'uomo che distrugge la natura, oppure l'uomo che cerca di capire la natura. Ma in realtà uomo e natura non sono due cose diverse, noi siamo parte stessa della natura, noi nasciamo dalla natura. Noi siamo una parte integrante di questo universo e abbiamo anche una particolarità, che siamo dotati di autocoscienza e siamo in grado di porci delle domande sul mondo in cui viviamo. E quindi, secondo me, è abbastanza immediato il fatto che c'è un interesse innato nell'uomo come parte della natura di instaurare questo dialogo, perché
in qualche modo siamo la natura, siamo l'universo che ha autocoscienza di se stesso, che quindi vuole capire, vuole sentirsi in unità con tutto quello che c'è attorno. E quindi io credo che parte del fascino nell'instaurare questo dialogo è che aiuta in qualche modo a sentirci parte di un tutt'uno. Ma secondo me non è solo questo. Un altro aspetto è anche qui esemplificato da questa immagine, il cui primo impatto è quello della bellezza. Questa è un'immagine bella, indipendentemente da cosa rappresenti, è un'immagine bella. E la natura è molto bella, ma è ancora più bella. La bellezza si manifesta in modo ancora più profondo quando questa bellezza è compresa. È un po' come un'esposizione di quadri, dove possiamo ammirarne istintivamente la bellezza, ma quanto di più cogliamo il senso, il valore, la bellezza di queste opere, quanto meglio conosciamo il pittore, ad esempio, cosa provava quando li ha disegnati, quando li ha dipinti, quali erano le motivazioni, lo stato d'animo. La stessa cosa è un po' con la natura. Quando noi comprendiamo i fenomeni fisici che stanno dietro alle manifestazioni della natura che sono belle di per sé, questa bellezza ne viene esaltata. E quando noi cogliamo questa bellezza, non possiamo fare altro che aumentare il nostro rispetto per la natura. E quindi il senso estetico che c'è dietro questo dialogo è un altro motore molto forte nell'interesse, nella bellezza, nel gusto che c'è nel fare ricerca. Un terzo punto che vorrei sottolineare, anche qui è esemplificato da questa immagine. Qui vedete un gruppo di persone, sono le persone che hanno lavorato ai test su Planck durante il 2008, sono stati 2 mesi di lavoro molto intensi. Oggi, con molto più di anni fa, fare ricerca vuol dire interagire con un gran numero di persone. Avete visto 400 scienziati nella collaborazione Planck di 12 paesi, lingue diverse, culture diverse, modi di vivere diversi, di comunicare diversi, e quindi è una sfida continua sul lato umano. A me piace dire che spesso io personalmente preferirei lavorare in un progetto meno importante ma dove c'è una forte componente umana rispetto che viceversa. Poi io ho avuto la fortuna di lavorare in un progetto bellissimo e con una componente umana eccezionale, però la componente umana è un aspetto fondamentale nelle motivazioni che ci sono nel fare ricerca. Adesso però vorrei venire all'ultima parte un po' di questa chiacchierata, ponendo un'altra domanda, cioè per chi? Fino adesso in qualche modo ho cercato un po' di sondare, se vogliamo, l'animo e le motivazioni di chi lavora nella ricerca, che sono tutto sommato un insieme molto piccolo di persone. Ma possiamo immaginare noi che la ricerca scientifica o anche solo un'impresa come Planck possa aver senso soltanto delle persone che ci lavorano? Io penso che la risposta sia assolutamente no. E uno dei motivi evidenti per cui la risposta è no è che tutte queste grandi imprese, come minimo, sono supportate dalla collettività, sono supportate da voi che siete qui stasera. Allora, qual è, diciamo, il fine ultimo del fare ricerca? Chi sono i destinatari ultimi dei frutti della ricerca? Allora, io credo che nel lavoro di scienziato l'obiettivo finale, principale, non sia tanto scrivere gli articoli scientifici. Gli articoli scientifici sono un mezzo fondamentale per poter, diciamo, tramandare la conoscenza e per poter disseminare internamente la conoscenza, internamente la comunità scientifica, ma non è quello il fine ultimo. Il fine ultimo è quello che stiamo facendo stasera, cioè la condivisione con le persone di quello che sono i frutti della ricerca. I frutti della ricerca in merito a maggiore autoconsapevolezza dell'uomo, del mondo in cui si trova, e dei frutti della ricerca anche in merito alle ricadute che abbiamo per poter far vivere meglio le persone ovunque nel mondo. Allora, se i frutti della ricerca sono per la collettività
Se la ricerca è supportata dalla collettività, la ricerca e anche Planck, per sua natura è un fatto politico. È un fatto politico nel senso più positivo del termine politico. Sono un fatto che riguarda tutta la collettività. E quindi è importante che, cioè, uno vede anche come uno Stato nel senso come collettività di persone che mettono assieme i propri sforzi per andare avanti, come uno Stato debba mettere nelle proprie priorità la ricerca scientifica. E io qui vorrei riprendere il concetto della ricerca scientifica, adesso analizzandone un po' rapidamente quelli che sono i suoi frutti. Diciamo, i frutti sono per la collettività, sono frutti che da un certo punto di vista sono frutti che tendono ad aumentare la ricerca, diciamo, l'autoconsapevolezza dell'uomo, aiutare l'uomo nella sua ricerca di senso, quindi una crescita culturale in questo senso. Cioè, crescita culturale nel senso, noi cresciamo culturalmente quando noi aumentiamo la nostra consapevolezza di dove siamo e di perché siamo. È chiaro che la ricerca non darà mai tutte le risposte, è illusorio pensare che la ricerca dia tutte le risposte, ma dà un certo angolo di visuale importante. E poi anche migliorare la qualità della vita. E migliorare la qualità della vita non è soltanto il trovare i nuovi dispositivi tecnologici, ma è veramente il cercare di portare soluzioni tecnologiche che aiutino l'uomo a poter porsi a larga scala su tutto il pianeta certe domande di autoconsapevolezza. Perché noi possiamo porci queste domande perché abbiamo garantite certe cose, abbiamo garantita la sopravvivenza, se vogliamo, ma sappiamo benissimo che sul pianeta ci sono larghe fasce di persone, di uomini, dove questo non è. Per cui capite che queste domande profonde che ci poniamo sono ancora molto di là da poter anche soltanto essere pensate. Io qui termino un po', diciamo, questa mia introduzione a quella che sarà la parte di Marco, un po' riprendendo quello che è un pensiero di un grande scienziato, Einstein, che già molti anni fa, vedete, un grande scienziato, ma lui dice la preoccupazione dell'uomo e del suo destino devono sempre costituire l'interesse principale di tutti gli sforzi tecnici. Cioè, la ricerca non è per il puro sapere, non è per gli scienziati che la studiano, la ricerca è un tassello che noi mettiamo, che abbiamo a disposizione per accrescere la nostra consapevolezza di uomini, di dove siamo e di dove andiamo. Ma perché tutta questa enorme fatica che richiede gli sforzi di innumerevoli militi della scienza durante tutta la loro vita? Il risultato ultimo è così meritevole di uno sforzo rilevante? Queste domande sarebbero giustificate se il significato della scienza fosse limitato alla soddisfazione di un certo istintivo desiderio di conoscere dell'uomo. Ma il suo significato va assai più a fondo. Le radici della scienza esatta si alimentano nel suolo della vita umana. E colui al quale la buona fortuna ha permesso di cooperare all'erezione dell'edificio della scienza esatta troverà la sua soddisfazione e intima felicità con il nostro grande poeta Goethe nella coscienza di aver esplorato l'esplorabile e di aver venerato silenziosamente l'inesplorabile. Quando noi guardiamo un fenomeno fisico particolare, ad esempio una notte piena di stelle, ci sentiamo profondamente commossi. Sentiamo dentro di noi un messaggio che ci viene dalla natura, che ci trascende e ci domina.
questa stessa sensazione di stupore, di meraviglia, di rispetto che ciascuno di noi prova di fronte ad una manifestazione naturale. Lo specialista, il ricercatore che vede l'interno delle cose, lo sente ancora più forte, molto più intenso. La bellezza della natura, vista dall'interno e nei suoi termini più essenziali, è ancora più perfetta di quanto appaia esternamente. L'interno delle cose è ancora più bello che l'esterno. Quindi io non sento né sgomento né paura. Sento la curiosità e mi sento onorato di poter vedere queste cose. Fortunato perché la natura è effettivamente uno spettacolo che non si esaurisce mai. Bene, allora se la natura effettivamente è più bella quando abbiamo l'occasione, l'opportunità di vederla dal suo interno, di vederla nelle sue strutture più intime, proviamo adesso a guardare un po' più dall'interno, entrando un po' più nel merito, qual è lo scopo, qual è l'obiettivo di questa missione Planck che tanto ci ha appassionato per così tanti anni e continua, anzi starei per dire mai come adesso, ci appassiona. Ecco, noi vediamo la volta stellata come una grande quantità di stelle che quasi ci incombe, e vediamo anche qui nel planetario possibile averne una bellissima realizzazione. Vediamo questa scia luminosa che è la Via Lattea, questo corridoio luminoso che attraversa il cielo. Oggi sappiamo che è una parte minuscola, diciamo, di una struttura molto più grande che è la nostra galassia. Questa luce è prodotta da miliardi di stelle che passano vicino al nostro Sole. Noi siamo all'interno di una grandissima famiglia di stelle che è la nostra galassia. Qui vedete, se potessimo osservare dall'esterno la nostra galassia, ci accorgeremo che è fatta come una girandola, una gigantesca girandola di stelle, qualcosa come 200 miliardi di stelle, di cui il nostro Sole è una. E appunto la nostra Via Lattea, che vediamo a occhio nudo, è un braccio di questa spirale che passa vicino al nostro Sole. Questa che è apparsa qui invece è un mosaico fatto di migliaia di fotografie che sono state realizzate e che hanno permesso di ricostruire una visione di taglio, per così dire, del piano della nostra galassia. Quanto è grande questa struttura? Beh, qualcosa che la nostra immaginazione fatica, anzi non riesce a realizzare. 100.000 anni luce. 100.000 anni luce. Voi sapete che un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno, e sapete che la velocità della luce è di circa 300.000 km al secondo. In altre parole, la luce percorre in poco più di un secondo la distanza che c'è tra la Luna e noi. Quando noi stasera potremo vedere la Luna, potremo pensare: in un certo istante la luce che vedo è partita dalla Luna un secondo prima. Questo è il tempo che ci ha impiegato ad arrivare ai miei occhi. Ecco, a questa straordinaria velocità un raggio di luce impiegherebbe 1.000 secoli, 100.000 anni ad attraversare la nostra galassia. Sono dimensioni che sfuggono alla nostra capacità di immaginare. Eppure questo è solo l'inizio. Il nostro universo, che è l'obiettivo di Planck, è quello dello studio, come già Daniele vi ha accennato, è lo studio dell'universo nel suo insieme. Ebbene, l'universo è molto più grande della nostra galassia. Infatti sappiamo che nell'universo esistono
miliardi di galassie. Questa che vedete è la galassia più vicina a noi, chiamata M31, la galassia di Andromeda. È simile alla nostra galassia. Se noi potessimo uscire dalla nostra galassia e guardarci indietro, ecco, vedremmo una scena simile a questa. Qualcosa come 200-250 miliardi di stelle tutti insieme. Tutte queste altre stelle che vedete qua appartengono alla nostra galassia, sono molto più vicine, mentre quella è molto più lontana di qualunque oggetto all'interno della nostra galassia. È come un'altra isola nell'universo e si trova alla distanza di 2 milioni e mezzo di anni luce. Cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente che la luce ha impiegato, la luce che vediamo della galassia di Andromeda, ha impiegato 2 milioni e mezzo di anni per arrivare a noi. E quindi questa magnifica fotografia presa dal telescopio spaziale Hubble non ci mostra la galassia di Andromeda come è ora, no, ma ce la mostra come era 2 milioni e mezzo di anni fa, quando la luce è partita dalla galassia di Andromeda. Se qualcuno di noi fosse in questo momento sulla galassia di Andromeda e guardasse verso la nostra galassia e potesse avere un telescopio così potente da vedere la Terra, anzi da vedere Milano, anzi da vedere questo punto della città di Milano, non vedrebbe la cupola del planetario, ma vedrebbe quello che qui accadeva 2 milioni e mezzo di anni fa. Non so, c'era stato il mammut, qualcosa che passava di qui. Vedete che lo spazio, il tempo e la velocità della luce sono come intrecciati insieme in modo inestricabile quando parliamo delle dimensioni cosmiche. Ed è un fatto importantissimo per noi che facciamo questo mestiere renderci conto che più noi osserviamo oggetti a grande distanza e più li vediamo come erano nel passato. Dunque, con le nostre osservazioni non solo abbiamo l'opportunità di vedere la struttura su grande scala dell'universo, ma anche di vedere come l'universo si comportava nel passato, perché più osserviamo oggetti distanti e più la luce ha impiegato un tempo grande ad arrivare a noi, e quindi l'immagine riguarda il passato sempre più remoto di quelle realtà che noi andiamo osservando. Questa immagine, che quasi si confonde adesso con questo bellissimo cielo stellato del planetario, ma qui potete riconoscere questo quadrato, ecco, questa immagine è importantissima per noi che facciamo il nostro mestiere. Non è un'immagine qualunque, è anche bellissima, ma anche importantissima. È il cosiddetto Hubble Ultra Deep Field. Questo quadrato qua è una regione di cielo, probabilmente, guardate, grande più o meno così, vedete il cerchietto che sto facendo? Ecco, dentro questo piccolo cerchietto vediamo migliaia e migliaia di galassie. Ognuna di queste sorgenti che vedete non è una stella come queste, ognuna di queste è una galassia e contiene a sua volta centinaia di miliardi di stelle. E qui l'importanza di questa immagine è che è l'immagine più profonda dell'universo delle galassie. E infatti le galassie appena appena visibili, forse non si riescono a vedere, appena appena visibili, rossastre, che sono tantissime in questa immagine, che si analizza ovviamente con metodi più accurati che non guardandole così proiettata in questo modo, ma ci danno una, sono le galassie più distanti che noi conosciamo. E quanto sono distanti? Beh, fino a 10-11 miliardi di anni luce. Significa che la luce di queste galassie ha impiegato 10-11 miliardi di anni per arrivare a noi, quindi vediamo, osservando e studiando quelle galassie deboli, lontane, vediamo come l'universo della galassia, questo oceano di galassie che è l'universo, si comportava 10-11 miliardi di anni fa. Più andiamo lontano nello spazio, più quello che vediamo riguarda una realtà indietro nel tempo. E quindi è chiaro che la domanda subito che ci poniamo è: ma l'universo tanti, tanti anni fa, miliardi di anni fa, era più o meno simile a come lo vediamo oggi oppure era diverso? Bene, proprio lo studio di
di queste galassie lontane, qui facciamo un piccolo ingrandimento per farci vedere un po' meglio, ma in realtà non si riescono a vedere le galassie più lontane, ma andando a scavare sul fondo dell'universo andiamo a trovare quelle galassie e studiare quelle galassie che effettivamente ci appaiono diverse dalle galassie più vicine, quindi prossime a noi come età, e quindi è chiaro che c'è stata un'evoluzione di queste galassie nei miliardi di anni. Ma c'è una importantissima scoperta che dobbiamo menzionare per rispondere a questa domanda: se l'universo nel lontano passato era simile a come lo vediamo oggi oppure no. È una scoperta che risale agli anni 20 del secolo scorso, ad opera di Hubble, Lemaître e altri, ed è una cosa molto semplice. Spesso le cose importanti sono semplici, ecco, questa è una cosa importante e semplice. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che le galassie più sono distanti tra loro, qui c'è una scala che misura la distanza fra le galassie, e più queste si allontanano con una velocità di allontanamento le une dalle altre sempre più grande. Vedete, c'è una correlazione, questa retta più o meno segnata attraverso i punti osservati, che ci dice che più le galassie sono lontane tra loro e più si allontanano velocemente. Questa è la legge di Hubble, semplicissima: velocità di recessione uguale a una certa costante H0, chiamata costante di Hubble, per la distanza fra le galassie. Questa costante ci dice qual è il ritmo, diciamo, di questa espansione dell'universo. In altre parole, stiamo dicendo, l'universo, come se non fosse abbastanza grande, si sta dilatando. La distanza fra le galassie aumenta nel tempo. L'universo è in espansione. E allora vuol dire che l'universo nel lontano passato doveva essere più denso, più piccolo, e la fisica ci insegna, più caldo di come è oggi. E questo è un fatto importantissimo. L'universo nel suo insieme non è bello della bellezza di un cristallo, diciamo, che è bello ma è fisso, è sempre uguale a se stesso. È più simile alla bellezza di un fiore, se vogliamo, che sboccia e si apre. Ecco, questa è dunque una storia, quella che noi vogliamo cercare di ricostruire, di raccontare quando noi parliamo dell'universo. Ed è una storia che possiamo descrivere con quel linguaggio matematico di cui Daniele ha parlato, e che in questo caso qui è rappresentato proprio da una soluzione dell'equazione di Einstein che vi ha mostrato prima Daniele. Ecco, qui ovviamente non voglio entrare nel dettaglio, però guardate, qui cosa abbiamo? Questo R rappresenta la scala dell'universo, appunto, se volete un po' rozzamente, le dimensioni di questo universo che si espande, e qui abbiamo H0, che è la costante di Hubble che abbiamo già imparato a conoscere, e poi abbiamo questi parametri omega e poi questo K. Ecco, questi parametri, questo C è la velocità della luce, questi parametri non sono fissati dalla teoria, e questa equazione dal punto di vista teorico descrive niente meno che l'espansione dell'universo. Ma vedete che la storia dell'espansione cosmica dipende dal valore di questi parametri. E allora cosa, capite che la cosmologia ha come tra i suoi principali obiettivi proprio quello di misurare, di ascoltare, se vogliamo, no? La natura, affinché ci possa dare risposte a riguardo di quali siano i valori di questi parametri, che ci permetterebbero in questo modo di raccontare la storia dell'espansione cosmica in termini, diciamo, più adeguati, più precisi di quanto siamo riusciti a fare finora. E questo quindi è chiaramente un grande obiettivo che la missione Planck ha come, appunto, scopo principale, di cui poi entreremo un po' più nel merito. Ma devo dirvi un'altra cosa, però prima c'è un'altra grande scoperta. Questa è una di quelle scoperte, anche questa epocale, e anche qui, come spesso succede, è avvenuta casualmente. Tante volte le cose importanti nella scienza o nella vita accadono in modo imprevisto, imprevedibile. Questi due scienziati, due radioastronomi americani, Penzias e Wilson, stavano utilizzando questo strano aggeggio che vedete alle loro spalle, che è un radiotelescopio,
che però quindi cattura la luce, ma non la luce visibile, la luce a lunghezze d'onda più grandi di quelle che i nostri occhi possono vedere nelle microonde, quindi con lunghezze d'onda di qualche millimetro, e stavano facendo un test sul loro strumento e lo hanno puntato in una regione di cielo, esemplificata da questo quadrato, ma non è che fosse lì, insomma, in una regione di cielo, questo è importante, dove non c'era alcuna sorgente in grado di emettere luce o radiazione. Ebbene, con loro sorpresa si sono accorti che dal fondo del cielo, dove si aspettavano un segnale nullo, in realtà stavano percependo, il loro strumento stava registrando un debole ma persistente segnale luminoso, un'energia luminosa. Se qui è rappresentata dal pezzo di carta in cui per la prima volta nel 64 hanno registrato questo segnale, che ci arriva da dove? Guardate dove arriva, arriva da oltre, se volete, le più lontane galassie, dallo sfondo nero che vediamo ad occhio nudo nel cielo e continuiamo a vedere quando facciamo immagini profonde come Hubble Deep Field. Che cos'è quel fondo nero? È la regione più distante accessibile alla nostra osservazione e quindi ci porta indietro nel tempo, in un momento in cui l'universo era così caldo e così denso che le galassie ancora non erano formate, la materia stessa non stava insieme, e allora si è liberata, espandendosi l'universo, si raffredda fino al punto che diventa trasparente e lascia qui, quindi passare la luce che da circa 14 miliardi di anni ha viaggiato e ci porta quindi un'immagine di come era l'universo prima della formazione delle galassie. Questa è la prima luce dell'universo che arriva appunto dal fondo del cielo. Questa è chiamata il fondo cosmico di microonde, Cosmic Microwave Background, e questa appunto è la lunghezza d'onda, le microonde, che Penzias e Wilson hanno utilizzato per scoprirla. Ecco, qui siamo passati alla fine degli anni 80 e questa che vi mostro è la prima mappa di tutta la sfera celeste proiettata in questa proiezione che vedete, è tutto il cielo osservato con la luce cosmica di microonde. Questo è il risultato del satellite COBE, un satellite della NASA, che per la prima volta ha messo in luce l'esistenza di piccole disuniformità nell'intensità di questa luce, vale a dire in certe regioni del cielo ci appare leggermente più intensa che in altre regioni. E questa scoperta di queste piccole irregolarità primordiali che riguardano l'universo di circa 14 miliardi di anni fa, molto vicino al momento dell'inizio dell'espansione cosmica, oggi sappiamo che l'età dell'universo è circa 13,7 miliardi di anni fa, pensate quanto accurati si riesce ad essere con una precisione del 2-3%, e con Planck potremo migliorare anche questa stima, ma quello che è importante notare è queste piccole disuniformità che oggi noi possiamo osservare ancora più precisamente grazie a un altro satellite ancora della NASA, WMAP, questa siamo già ormai ai nostri giorni. Questa è un po' la migliore immagine che noi abbiamo, lo stato dell'arte, così come si dice, no? Della nostra conoscenza del fondo di microonde, e vedete con quale maggior dettaglio rispetto all'immagine di prima possiamo vedere queste piccole irregolarità, queste differenze di intensità luminosa che vediamo nella luce primordiale tracciano delle differenze di densità. Questo ρ rappresenta la densità. In pratica, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo gli embrioni delle galassie, i semi gravitazionali delle zone dove la densità di questo plasma infuocato che era l'universo primordiale era leggermente più alta, e quindi nel tempo la gravità ha operato in modo da formare le strutture, da formare le galassie, poi le stelle, e in una certa galassia, in una certa stella anche il nostro pianeta ultimamente
tutte le strutture, fino alla ricchezza e alla complessità che vediamo oggi, non sarebbero state possibili, diciamo, senza queste lievi perturbazioni, queste lievi irregolarità nella densità primordiale che oggi possiamo tracciare. Ma perché è così interessante, importante scientificamente andare a misurare con sempre più grande precisione questa mappa, questa immagine dell'universo primordiale? Beh, perché studiando la statistica di queste irregolarità che chiamiamo anisotropie, è possibile ricavare con grande precisione il valore di quei parametri, no? Di cui abbiamo detto prima, e quindi riuscire a ricostruire in un modo credibile e affidabile quella che è la storia dell'evoluzione dell'universo. Questo è l'obiettivo principale di Planck, andare a fare una mappa più accurata, molto più accurata di quella che vedete qui, in modo da risolvere tutti questi parametri con una precisione ancora mai ottenuta e forse neanche mai sperata fino a non molti anni fa. Ecco, in questa animazione vi propongo, diciamo, un riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso, prima di entrare un po' più nel merito dei primi risultati di Planck. Qui ci stiamo allontanando nel tempo e nello spazio dal nostro punto di osservazione. Ogni puntino qui è una galassia, questa è un'animazione, diciamo, per farci capire la struttura del nostro universo come lo possiamo oggi osservare. Ecco, l'ultima spiaggia dell'universo, l'ultimo orizzonte dell'universo che noi vediamo come un cielo nero, in realtà non è completamente nero, ma è in realtà una grande sfera infuocata che grazie all'espansione ci arriva con una intensità molto debole, ma che, come sarebbe piaciuto molto a Pitagora venire a sapere, che effettivamente i bordi dell'universo osservabile ci si presentano come una grande sfera di fuoco che ci circonda. La stessa emozione, la stessa meraviglia e lo stesso mistero nascono ogni volta che guardiamo a un problema in modo sufficientemente profondo. A una maggiore conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero che spinge a penetrare ancora più in profondità. Mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, con piacere e fiducia solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande e misteri ancora più meravigliosi. Certamente una grande avventura. Il punto essenziale è che l'universo è innanzitutto ordinato. Avrebbe potuto non esserlo. D'altro canto, l'universo avrebbe potuto essere così altamente ordinato da diventare insignificante. L'universo attuale si trova in un interessante equilibrio tra i due estremi di un'uniformità troppo rigorosa e del caos. Chiaramente, l'universo è ordinato in una maniera molto particolare. Se non fosse così, forse non sarebbero esistiti esseri coscienti in grado di contemplare questo fatto. Ma c'è qualcosa di ancor più straordinario nell'umana consapevolezza. Perché noi non siamo semplicemente coscienti del mondo che ci circonda. Siamo in grado, almeno in parte, di comprenderlo. Gli esseri umani possono discernere le leggi fondamentali che governano l'universo, le stesse leggi che hanno facilitato in primo luogo l'emergere della nostra coscienza. Tali leggi sono perciò doppiamente speciali. Non solo spingono i sistemi fisici ad auto-organizzarsi fino al punto in cui la mente emerge dalla materia, ma sono fatte in modo tale da poter essere comprese dalle menti che loro stesse hanno messo la natura in grado di produrre. Bene, se finora vi abbiamo dato forse l'impressione che abbiamo capito praticamente quasi tutto, no? Dell'universo, di come è fatta, dell'espansione, della luce primordiale, eccovi, con una sola notizia, diciamo, riusciamo a fugare questo cattivo pensiero.
In realtà, vedete, questo è un, abbiamo ottime ragioni oggi per credere che tutto quello che noi conosciamo in termini di materia ed energia che compongono la tessitura dell'universo è soltanto, ammonta soltanto al 4-5% circa di ciò che fa tutte le cose. Il 96% della torta è fatta di ingredienti che dal punto di vista fisico ci sfuggono ancora. Abbiamo un'idea che devono essere due diversi ingredienti, ma non sappiamo bene di che cosa si tratti. E dunque vedete quanto territorio ancora c'è da conquistare, da quanta voce c'è ancora da ascoltare in questo universo. E ci sono anche domande quindi fondamentali a cui appunto una missione come Planck sta cercando di dare risposte o di approfondire, diciamo, di camminare verso queste risposte. Quali sono i costituenti dell'universo? E cos'è accaduto nei primissimi istanti dell'espansione dell'universo? Con Planck abbiamo la possibilità di sondare addirittura potenzialmente le prime frazioni di secondo dopo l'inizio dell'espansione. E qual è il destino dell'espansione? Quale sarà l'evoluzione futura? Possiamo dire qualcosa di sensato a riguardo dell'evoluzione futura di questa espansione? Ecco, queste sono alcune delle grandi domande a cui Planck cerca di rispondere e contribuirà certamente in qualche modo a rispondere. Qui vedete il satellite che nella sua forma finale è l'oggetto proprio che è stato lanciato, e vedete che ha uno specchio parabolico principale, il telescopio che vedete qua meglio, che raccoglie la luce che arriva dal fondo dell'universo che ha viaggiato per 14 miliardi di anni e quindi ci fa vedere come le cose erano allora, intercetta, la manda su questo specchio secondario, il quale a sua volta la manda sul piano focale che qui vedete ingrandito. Questo è il cuore di Planck, il cuore dello strumento, e queste antenne corrugate sembrano un po' degli strumenti musicali, e infatti un po', in certo senso sono analoghe perché risuonano con la vibrazione di queste onde elettromagnetiche primordiali. Ecco, questi vengono raffreddati a temperature molto vicine allo zero assoluto. Pensate che il punto più freddo di questo strumento arriva a 0.1 Kelvin, vale a dire un decimo di grado sopra lo zero assoluto, e cioè 273 gradi sotto zero, e questo non era mai stato ottenuto dallo spazio. E l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, il CNES, che è l'agenzia francese, sono qui citate perché Italia e Francia sono i due paesi leader di questa missione, che è una missione europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, e vedete anche lo slogan che l'ESA ha individuato per questa missione, Looking Back to the Dawn of Time, guardando indietro verso l'alba del tempo. Lo capiamo bene adesso perché, diciamo, questo è un buon... è una buona descrizione di quello che Planck sta facendo. È una storia, quindi, anche quella della mappatura dell'universo. Abbiamo visto le prime immagini del fondo di microonde prese da COBE, che ha significato un premio Nobel, anche la prima scoperta appena accennata delle anisotropie, l'esistenza di quelle piccole differenze di intensità. Poi la mappa di Planck, questa è una simulazione che fa vedere la precisione relativa delle tre missioni, WMAP, la seconda immagine che abbiamo visto prima, e vedete con Planck quanti maggiori dettagli possiamo avere della struttura dell'universo primordiale. E naturalmente voi capite che la precisione è qualcosa a cui l'uomo in qualche modo naturalmente tende. Pensate a come la mappatura del nostro stesso pianeta ha avuto una storia analoga in qualche modo, no? Nei secoli, non più nei decenni. Le prime mappe, no, del continente europeo col Mediterraneo, poi le prime mappe che davano i contorni di tutti i continenti, finalmente. E poi qui oggi abbiamo delle mappe della nostra Terra ad altissima precisione.
Ma capite che non è per il gusto della precisione, per avere una bella fotografia, è che in questo tipo di immagine possiamo cogliere fenomeni completamente nuovi rispetto a quanto era possibile prima. Oggi possiamo ad esempio studiare la deriva dei continenti o studiare il clima a livello globale o la dinamica dei terremoti, cosa che qui o qui erano assolutamente impensabili. La precisione non è un valore in sé, ma ci dà spesso la possibilità di entrare in domande e quindi cercare risposte diverse, nuove. Qui, come Daniele ha già accennato, la nostra è una grande collaborazione, qui abbiamo voluto segnare apposta tutti e 400 e oltre i nomi di tutte le persone che collaborano in Planck. Di qui vedete appunto il core team, che è le persone che stanno analizzando i dati, e qui vedete tutti i loghi, no, delle varie istituzioni che nel mondo stanno lavorando a questa missione. Si tratta realmente di una impresa umana oltre che tecnica e scientifica, anzi forse veramente la grande sfida è proprio quella di lavorare insieme con quel gusto e con quella determinazione che sono indispensabili per raggiungere uno scopo in un tempo così lungo e con tante incertezze e difficoltà come in un progetto del genere. Qui vedete Planck nella sua fase forse più critica, che a cui già Daniele accennava, i test da terra. È la prima volta qui che abbiamo messo insieme tutto quanto lo strumento. E con la complessità, pensate, Planck è uno dei satelliti più complessi mai costruiti in assoluto, e qui per la prima volta abbiamo acceso tutti gli strumenti dentro questa grande cryo facility, questa specie di tubo che vedete qua, che ha portato la temperatura agli stessi livelli che avrebbe trovato nello spazio, ed è stato veramente un momento di svolta, un momento fondamentale, e fortunatamente è andato tutto per il meglio, con tutte le difficoltà del caso, ma che ci ha poi portato appunto al lancio nel giro di pochi mesi. Di nuovo la nostra compagnia di lavoro, e questo è il nostro Planck impacchettato e trasportato da questo aereo dalle Steck in Olanda fino alla Guyana francese, dove è avvenuto il lancio dalla base dell'ESA. Questa è una delle ultime foto di Planck prima del lancio, in cui vediamo nel telescopio riflesso il piano focale del nostro strumento, e qui siamo veramente gli ultimi giorni ormai prima del lancio che possiamo adesso rivivere per un istante. Qui abbiamo la nostra 18 anni di vita di lavoro sopra 700 tonnellate di carburante che stanno per essere incendiati. 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcan. Allumage des EAP et décollage. È stato un lancio perfetto, un momento di emozione indimenticabile, violentissima emozione, vi posso assicurare. Io e Daniele eravamo proprio lì in Guyana a vedere quello che avete appena visto. Ecco cos'è successo dopo di Planck. Planck si è allontanato dalla Terra insieme a Herschel, l'altro satellite che avete visto passare, con il quale è stato lanciato, e si è portato sulla sua orbita, che riuscite forse a intravedere, un'orbita molto lontana, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. E vedete qui in questa animazione, vedete questo oggetto, è la Luna che ruota intorno alla Terra qua, e questa è la Terra che ruota intorno al Sole. Questa rossa è l'orbita di Planck, che si mantiene sempre lontano dalla Terra, dalla Luna e dal Sole, che rimangono sempre, per così dire, alle spalle del satellite, in modo tale da non essere di ostacolo alle delicatissime osservazioni che Planck deve fare.
E quindi questa è stata una scelta molto importante, quella dell'orbita, che, nella quale Planck ormai da oltre 2 anni e mezzo continuamente fa quello che state vedendo adesso in questa animazione. Planck ruota continuamente su se stesso, una volta al minuto, vedete, il suo occhio osserva, raccoglie la luce primordiale da grandi cerchi nel cielo, ruotando su se stesso, ma siccome mentre ruota, no, avete visto nell'immagine di prima, segue la Terra nel suo moto intorno al Sole, capite che ogni 6 mesi, cioè ogni volta che la Terra passa da una parte all'altra della sua orbita intorno al Sole, Planck, continuando a rastrellare, per così dire, no, il cielo, osserva piano piano tutta quanta la sfera celeste. Quindi ogni 6 mesi noi abbiamo una mappa di questo tipo. Questa striscia di intensità maggiore che cos'è? È la nostra galassia. La rivedete qua, vi ricordate l'immagine iniziale? Nelle microonde la nostra galassia emette della radiazione perché in un certo senso disturba quello che è il nostro scopo principale, che è andare a vedere il fondo dell'universo. Ma proprio per questo, consapevoli di questo, abbiamo costruito Planck in modo che abbia osservazione a tante lunghezze d'onda, a tante frequenze, e questo permette di discriminare la luce che viene da vicino, per così dire, quindi dalla nostra galassia, rispetto a quella che arriva dal fondo dell'universo. E così quello che noi oggi abbiamo, questa non è più una simulazione, questa è la prima mappa di tutto il cielo osservata da Planck, e vedete, quello che abbiamo è una osservazione a grandissima risoluzione, a grandissima precisione della nostra galassia. Tutta questa emissione biancastra violetta è la nostra galassia, quella che vedete là in fondo è il fondo di microonde con la sua rugosità, che non è mai stato osservato così in dettaglio. Ora come ora la nostra analisi, di cui possiamo parlare pubblicamente, diciamo, riguarda soltanto l'universo vicino, la nostra galassia e, diciamo, le osservazioni di oggetti che stanno al di fuori della nostra galassia, ma non ancora dei risultati cosmologici che, come era previsto, saranno resi pubblici nella prima parte del 2013. Ma già adesso abbiamo una grande quantità, una ricchezza di primizie, di cui adesso, via concludendo, vado ad accennare, che riguardano l'universo vicino, che ci mostrano quanto bene stanno funzionando i nostri strumenti, e nel frattempo stiamo veramente adesso, in questi ultimi mesi, andando a fondo nell'analisi cosmologica che attende, diciamo, nella sua pubblicazione ancora qualche mese. Ad esempio, cosa abbiamo scoperto? No? Guardate qui, abbiamo visto migliaia di stelle in formazione. Questo è ancora il piano della nostra galassia, e ogni sorgente che vedete qua è una nube di gas e di polvere interstellare a bassa temperatura, perché Planck è specializzato per vedere oggetti freddi nell'universo, e quindi lasciano una traccia che noi possiamo rimuovere, quindi pulire per vedere il fondo del cielo, ma anche ci permettono di studiare nel dettaglio quello che succede a queste regioni in cui si stanno formando nuove stelle, anzi si formeranno nuove stelle. Ancora la stella non sta brillando, abbiamo ancora il collasso della nube che darà origine alla stella. Oppure, questa è veramente una cosa nuova e in un certo senso potenzialmente importante che abbiamo visto, e cioè verso il centro della nostra galassia, questo è il centro della galassia, si osserva quella che abbiamo chiamato galactic haze, una specie di nebbia galattica. Di cosa si tratta? Di un eccesso di energia che sembra essere proprio una gigantesca eruzione di energia che viene dal centro della nostra galassia e che si combina molto bene con gli stessi dati nella stessa regione presi da un'altra missione spaziale che si chiama Fermi, che osserva invece nei raggi gamma, quindi ad altissime energie. Una delle possibilità che si stanno valutando è che questo sia un effetto dovuto alla materia oscura, a uno di quegli ingredienti ancora ignoti che fanno
l'universo nella sua grande maggioranza in termini di energia, come abbiamo visto prima. Quindi questa è veramente una novità notevole. Altra cosa che stiamo studiando e che viene di nuovo come ricchezza nelle nostre osservazioni, il fatto che non solo vediamo il fondo dell'universo, ma studiando quello che si chiama il fondo cosmico infrarosso, cioè andando a vedere alle alte frequenze del strumento di Planck, vediamo l'evoluzione delle galassie, non le galassie ad una, no? Ma vediamo nel loro insieme statisticamente l'impronta di galassie che si stanno formando, che stanno evolvendo nell'universo a diverse fasi della sua storia. E qui rappresentazione possiamo capire di cosa parliamo. Qui abbiamo l'universo attuale con un'età, abbiamo detto, di 13,7 miliardi di anni, quello è l'universo appena nato, di 300.000 anni, lo 0,003% dell'età attuale, quello è lo scopo principale di Planck. Ma nello scavare, diciamo, nel fondo dell'universo, un po' come degli archeologi, no? Scavano la Terra e trovano strati con notizie sempre più antiche di quello che accadeva, così noi con Planck riusciamo a dire qualcosa anche della evoluzione delle galassie a stadi intermedi, a diverse età, andando a studiare quello che vediamo a diverse frequenze, a diverse lunghezze d'onda. E infine, questa è una cosa veramente bellissima che possiamo fare con Planck, ed è la seguente: abbiamo detto la luce primordiale ci raggiunge dai bordi ultimi dell'universo e ha viaggiato per 14 miliardi di anni. Nella sua strada verso il telescopio può accadere che questa luce primordiale incontri degli ammassi di galassie, che sono le strutture più grandi che esistono nell'universo. Gli ammassi di galassie sono proprio grandi famiglie di galassie che tendono a vivere insieme, in grandi gruppi le galassie, e quando sono dei grandi gruppi sappiamo che tra una galassia e l'altra di questo ammasso c'è del gas ad alta temperatura, degli elettroni ad altissima temperatura, e cosa succede? Che la radiazione che ci arriva dal fondo dell'universo, che attraversa occasionalmente in certe precise direzioni l'ammasso di galassie, viene come perturbata, viene modificato il suo stato di energia, per così dire, il suo spettro di energia, per essere più precisi, e viene modificato in un modo che la fisica ci permette di prevedere in modo assai accurato e affidabile. Vedete qua, in questo grafico, quello che succede se la luce, diciamo, indisturbata corrisponde a una linea orizzontale, la luce, quando il fondo di microonde, quando passa attraverso un ammasso di galassie, viene perturbato, distorto per così dire, secondo la curva rossa. E questa è la fisica che ci permette di ricostruire questo fenomeno che è atteso, chiamato effetto Sunyaev-Zeldovich, dal nome dei due fisici che lo hanno introdotto. In un certo senso, appunto, vediamo la silhouette degli ammassi di galassie sul fondo cosmico. E noi con Planck abbiamo diverse lunghezze d'onda, vedete queste fasce grigie rappresentano le diverse lunghezze d'onda a cui possiamo osservare, quindi è perfetto per poter verificare l'esistenza di questo effetto. Ebbene, guardate questi dati, questo è uno dei tanti ammassi di galassie che Planck ha registrato, e voi vedete al variare della lunghezza d'onda tracciata da questa linea, l'immagine che noi vediamo, vedete dove c'è una diminuzione, noi vediamo un buco nel fondo cosmico che corrisponde al blu, vedete che c'è come una carenza di intensità, dove invece siamo alle alte frequenze c'è un eccesso, diventa rosso, vedete, l'ammasso tende ad aumentare la luminosità, mentre in questo punto particolare a 217 GHz la teoria, la matematica applicata a questa cosa ci fa prevedere che non ci sia nulla. Vedete, perché coincide con lo spettro indisturbato, e quando questo arriva qua, tac, vedi che non c'è niente?
E questa è la firma del fatto che questo è un ammasso di galassie. E così con Planck, quasi inaspettatamente, non era questo lo scopo principale, ma stiamo scoprendo ammassi di galassie mai osservati prima. E stiamo riosservando ammassi già noti usando questa tecnica. E questo a sua volta ci permette di dare nuove informazioni sulla formazione, la fisica di questi ammassi di galassie. Questi sono i 187 ammassi di galassie osservati finora da Planck e già pubblicati, ma posso dirvi che ne vedremo molti di più, ne vediamo molti di più, e questi saranno analizzati nelle prossime rilasci di questi dati alla comunità scientifica e a tutti. Ecco, quindi concludendo questo nostro contributo, diciamo, alla condividere appunto questa avventura in cui abbiamo il privilegio di vivere, di condividere tra di noi, vorrei usare le parole di Max Planck, già ascoltate da Maria Rosa prima, ma intanto perché ovviamente è proprio a Planck che è dedicato il nostro satellite, questo grande fisico tedesco, che non solo è stato un grande fisico, ma è stato anche un uomo che ha saputo esprimere con acutezza, con profondità, l'esperienza del ricercare, la bellezza e il privilegio di fare questo mestiere. E la domanda che da esso nasce, appunto con queste parole, esplorare l'esplorabile e venerare silenziosamente l'inesplorabile. Ma veramente l'ultima parola con cui vorremmo lasciarci è non la parola di uno scienziato, ma la parola di un poeta, perché alla fine di tutto la nostra speranza è quella che, potendo uscire di qua questa sera, tutti si abbia un po' di più uno sguardo di stupore, di meraviglia, di gratitudine, no? Per la bellezza e la grandezza delle cose, la nostra piccolezza e al tempo stesso la grandezza di cui siamo stati dotati, che è quella proprio di poter osservare e di poter conoscere, di poter amare e godere della bellezza dell'universo. Quindi lascerei la parola a un grande poeta. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccolo alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che siffatto universo, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga nella natura umana.